Ecco, dovremmo essere con Maurizio Landini. Ci senti, segretario? Siamo in diretta da Giaiano. Sì, sento non benissimo. Comunque, buon primo maggio a tutti. Buon primo maggio a te, segretario. Grazie. Allora, segretario, ti chiediamo subito una domanda. Siamo di fronte a una crisi globale in cui in tanti stanno provando a difendere quei denti diritti acquisiti negli ultimi decenni e gli spazi di democrazia. Oggi negli Stati Uniti c'è stato il General Strike, lo sciopero generale che ha visto centinaia di migliaia di persone scendere in strada, lavoratori insieme ai movimenti. In Italia quando assisteremo a una mobilitazione così? Credo che in Italia e in Europa le politiche che sta facendo il governo Monti e la Banca Centrale Europea e la stessa cancelliera Merkel rischiano di mettere in discussione quella che è stata una conquista dei lavoratori italiani e europei, e cioè lo stato sociale e un lavoro dotato di diritti. E da un certo punto di vista quello che sta facendo Marchionne, la Fiat, nel nostro paese è proprio quello di portare il peggio di quello che è avvenuto invece negli Stati Uniti, cancellando i sindacati, cancellando i diritti e mettendo al centro l'impresa. Mi pare che in questi mesi sia stato nel nostro paese una mobilitazione che ha visto molte volte i lavoratori metalmeccanici insieme agli studenti, ai precari, a quella parte del paese che vorrebbero un cambiamento per superare la precarietà e per estendere i diritti del lavoro per chi non ce li ha. E io credo che queste iniziative debbano continuare, credo che sia necessario che la CGIL arrivi rapidamente a proclamare lo sciopero generale di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici, coinvolgendo i giovani, cioè aprendosi alla necessità di unificare i diritti del lavoro. E in ogni caso, per quello che ci riguarda come PIOM, noi pensiamo che ci sia bisogno di un rinnovamento anche del sindacato, perché la necessità di riunificare, questa mi pare la parola da usare, la riunificazione dei diritti sia di chi oggi è al lavoro, sia di chi oggi è precario, sia di chi oggi lo cerca un lavoro, per affermare un'idea di lavoro con diritti e per affermare la realizzazione delle persone attraverso un lavoro dignitoso. Ecco, segretario, tu dici, utilizzi il termine unificare i diritti, ricomporre le lotte, quei vari segmenti del mondo del lavoro, ma anche del mondo della precarietà. Pensiamo ai giovani precari, a quelli, ai tantissimi che oggi chiedono a gran voce l'istituzione di un reddito di cittadinanza per uscire dalla crisi. È tempo di aprire una fase in cui si costruisca una larga coalizione sociale tra le forze in lotta in questo momento, in questo paese. E se sì, qual è oggi il ruolo e che contributo dà la FIOM a questo processo? Ma innanzitutto io credo che bisogna proseguire la lotta per contrastare le scelte del governo Monti, perché la riforma che è stata fatta delle pensioni è una cosa contro i giovani, contro il lavoro precario. L'assurdità è in Italia alzare l'età pensionabile, dove c'è la disoccupazione giovanile più alta d'Europa, credo che sia una cosa fuori di testa, così come non riconoscere le diversità tra i tanti lavori. E in più penso che i provvedimenti che il Parlamento sta discutendo non vanno bene, perché confermano la precarietà che c'è, non estendono gli ammortizzatori sociali, non introducono un reddito di cittadinanza che io credo sia una necessità oggi per garantire il diritto allo studio e per togliere dal ricatto la precarietà a milioni di giovani, ma credo anche che sia necessario l'estensione dei diritti a partire dall'articolo 18. E per questa ragione la FIOM vuole fare questa battaglia nelle aziende metalmeccaniche per non far affermare il modello di Marchionne, vuole riconquistare un contratto degno di questo nome che sia in grado di garantire che parità di lavoro deve esserci, parità di diritti in qualsiasi luogo di lavoro esso sia, dall'ufficio alla fabbrica. E su questa base io credo sia necessario che si svolga anche
fare una discussione e sia possibile costruire anche delle condizioni di mobilitazione che siano in grado di rispondere a questo bisogno. Penso poi che ci sia una domanda di democrazia in questo paese, perché la democrazia è a rischio, e credo che ci sia un bisogno di nuova partecipazione da parte delle persone. In questo senso io vedo un ritardo anche della politica, delle forze politiche, così come oggi si stanno muovendo, e penso che sia necessario che il lavoro intorni ed un lavoro con diritti, e quindi la lotta alla precarietà, tornino ad essere un elemento centrale di rappresentanza anche nel nostro paese. Questo significa anche produrre dei cambiamenti sociali e politici, e nell'autonomia che un sindacato come la FIOM deve avere nel rispetto delle varie posizioni che si esprimono, io credo che sia necessario che ci siano anche azioni e momenti che provino appunto a riunificare le varie forme di lavoro, sia sul piano sindacale, sia rimettendo al centro una discussione dove la democrazia e l'estensione dei diritti diventino la base su cui costruire un nuovo modello di sviluppo. Perché l'altro tema grande che vedo è che oggi è necessario riaprire una discussione su cosa si produce, su perché si produce, sulla sostenibilità ambientale delle produzioni e anche sulla sostenibilità sociale del modo con cui si produce, si lavora, e questo è un cambiamento anche culturale di cui la FIOM deve essere parte, deve sapere che è un cambiamento che la riguarda anche direttamente, e cercare di costruire attorno ai soggetti, alle persone, questo percorso. Credo però che nessuno questi cambiamenti ce li regala, e quindi c'è bisogno di un presente, di una soggettività anche personale, e bisogno cioè che a partire da chi oggi diritti non ce li ha o diritti vengono messi in discussione, chi si mobiliti per cambiare questa situazione. Questo mi pare il punto, con l'umiltà e la disponibilità di ascoltarsi, ma anche di sapere che c'è bisogno di una nuova fase di mobilitazione, di lotte che unifichi e riunifichi vari soggetti che oggi sono in campo. Grazie segretario, noi sappiamo che per te è stata una giornata lunga, sei stato in Sicilia a Termini Imerese in una fabbrica chiusa, il cui destino degli operai di quella fabbrica, era una fabbrica Fiat, oggi è assolutamente incerto e buio. Buon primo maggio, buona lotta, ci vediamo nelle piazze, grazie a Maurizio Landini. Buon primo maggio a tutti e continuiamo insieme questa battaglia di tutti. Grazie al segretario della FIOM che ha voluto essere con noi stasera.